Buona giornata a tutti. Iniziamo la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Prima di iniziare la trasmissione, intanto faccio i complimenti ai pagani, cioè in pratica a me stesso e a Francesco, perché da 9 anni, per 9 anni, abbiamo parlato per questo microfono, abbiamo sviluppato quello che è il pensiero del paganesimo, quelli che sono i percorsi della stregoneria, quella che è la visione della vita, la visione della società, le idee sociali, le idee anche di relazione fra gli uomini proprie del paganesimo, e per 9 anni consecutivi, ogni giovedì, siamo stati ai microfoni di questa radio. Naturalmente noi ringraziamo Radio Gamma 5 per lo spazio che ci ha offerto e pensiamo di averla onorata col nostro lavoro e col nostro impegno. E naturalmente speriamo di continuare a onorare la radio con il nostro lavoro e con il nostro impegno. Dopo di questo vi ricordo che sabato 3 dicembre alle ore 20:30, qui in sala dibattiti Radio Gamma 5, terremo la visione, praticamente le immagini di quello che è stato il congresso mondiale delle regioni etniche che si è tenuto ad Anversa, al Vucer. Da Anversa è arrivato il comunicato praticamente a tutto il circuito del VCR, del World Congress Ethnic Religions, praticamente il congresso delle regioni etniche, che è la risoluzione che è stata elaborata dai delegati dei vari gruppi religiosi di vari paesi, Italia, Francia, Grecia, Belgio, Inghilterra, Germania, Lituania, Lettonia, India, Sud America, Stati Uniti e gli altri che non mi ricordo adesso, perché chiaramente Belgio stessi, i fiamminghi, gli Asatrus in generale, per cui c'erano i danesi, c'erano i norvegesi, i svedesi. L'unico è che ricordi le persone con cui hai parlato, le persone con cui hai avuto un rapporto, più che non con tutte le persone che c'erano, che hanno attraversato il congresso, che si sono presentate nei vari raduni, perché subito dopo il congresso del VUCER, Tradizie, che è il gruppo religioso delle Fiandre, teneva il congresso degli Asatru, per cui teneva il congresso delle religioni pagane del nord Europa. Qui la cosa è estremamente grossa e complessa, e la risoluzione che è stata ottenuta al congresso del VUCER è stata consegnata sia al Parlamento belga che ai rappresentanti di tutti i partiti del Belgio, sia alla Commissione europea, sia al Parlamento europeo, ai gruppi del Parlamento europeo, e vi ricordo che Bruxelles è a 2 passi da Anversa, e c'è il Parlamento europeo, che è l'organo, praticamente uno degli organi più importanti delle istituzioni, e viene presentata anche all'ONU. E la risoluzione, in sostanza, chiede il rispetto religioso di tutte le organizzazioni religiose. Praticamente non fa altro che ribadire quei concetti che ha già ribadito la Corte Costituzionale nel modificare il codice penale e i vari articoli di legge. Per cui non è che sia molto diverso, però il fatto stesso che questa mozione venga presentata a livello mondiale è perché chiaramente ci sono dei problemi in giro per il mondo. Vabbè, c'erano anche rappresentanti dell'Australia, adesso che mi viene in mente. Cioè, esistono dei problemi dei vari gruppi religiosi che devono affrontare nei vari paesi. E uno dei problemi grossi che devono affrontare è la relazione con le religioni monoteiste. In pratica si chiede agli stati, si chiede alle istituzioni di non creare conflittualità, cioè di essere sopra le parti. Noi sappiamo benissimo che i cattolici avranno sempre per il loro numero una serie di privilegi, privilegio di stuprare bambini senza essere per esempio inquisiti. E non sto dicendo che
che non vengono inquisiti quando i magistrati o le istituzioni scoprono l'atto di stuprare il bambino, ma senza essere inquisiti a prioristicamente per il fatto che organizzano gli atti in se stessi. E questo è un privilegio che hanno i cattolici ed è un privilegio che va fuori la legge. Hanno il privilegio di offendere gli altri gruppi religiosi esponendo dei simboli religiosi vistosi, offensivi, che offendono il sentimento religioso delle persone. Hanno il diritto, hanno il privilegio più che il diritto di offendere le istituzioni nazionali, offendendole quelli che sono i principi costitutivi della legge fondamentale dello Stato e sovrapponendo a quei principi costitutivi i loro principi di morte, di genocidio. Un cattolico può esaltare, può fare apologia di strage, per esempio, nell'esaltazione del suo Dio, questo lo sappiamo, però chiediamo alle istituzioni di preservare quelli che sono i diritti, ma più che i diritti, i loro doveri, di attuare i loro doveri nel preservare ciò che è la regola, ciò che è la legge, ciò che è la legge fondamentale dello Stato, che è la Costituzione, affinché chiunque all'interno dello Stato abbia la possibilità di ottemperare a quelli che sono le affermazioni di diritto che vengono fatte, per esempio, anche nella Costituzione europea. Perché vi ricordo che il Parlamento quest'anno ha approvato la Costituzione europea, ha approvato, ha messo in vigore la Costituzione europea, facendo propri e assumendo quei principi propri della Costituzione europea, che sanciscono il diritto di ogni gruppo religioso, di ogni persona religiosa, di sviluppare il proprio pensiero senza che qualcuno faccia atti di vilipendio e atti di offesa nei confronti di quel sentimento religioso. Questo è stato chiesto al congresso del VCER e queste mozioni sono entrate a far parte delle istituzioni a livello mondiale. Certo, sono richieste, però sono richieste presentate perché le persone hanno delle esigenze, hanno delle necessità e queste necessità vengono sempre create dall'attività di distruzione sociale messa in atto dai monoteisti. L'argomento di questa sera, pertanto domenica alle ore 20, scusate, sabato 3 dicembre alle ore 20:30 qui in sala radio parleremo appunto del congresso del VCER che si è tenuto. L'argomento di questa sera è continuare il discorso sulle correnti vegetative, quel discorso che abbiamo iniziato praticamente 15 giorni fa e che avrei già dovuto iniziarlo prima, però ho fatto dei testi, ho interpolato con dei testi. Ebbene, oggi continuiamo da dove abbiamo lasciato. Ho anche tutta una serie di articoli di giornale che ci potrebbero anche servire per continuare il discorso sulle correnti vegetative. Allora, riprendiamo il discorso. Ascoltare le correnti vegetative all'interno dell'insieme delle pratiche del crogiolo dello stregone mette in moto processi di autoguarigione, o se preferiamo, processi di sistemazione o trasformazione fisiologica delle persone. È come se, concentrando la nostra attenzione dentro noi stessi, i nostri organi interni reiniziassero a crescere e a sistemarsi al meglio possibile nell'attesa di un qualche intento. Ricordiamo che un corpo fisico appartenente all'essere natura inizia a degenerare nel momento stesso in cui cessa di crescere. Tale corpo fisico cessa di crescere quando ritiene che non sia più necessario crescere, cioè quando l'individuo, quando il soggetto a cui appartiene il corpo fisico pensa di non aver più fini o intenti da perseguire o da raggiungere. Da qui inizia il processo di nascita del bisogno della morte del corpo fisico.
Attenzione, stiamo parlando di rattrappimenti fisiologici che non siano dovuti a malattie, attacchi di virus, batteri, eccetera, o deformazioni genetiche. Stiamo parlando della vita, non di curare malattie. Non stiamo affatto parlando di miracolistica, anche se la scienza ormai ha stabilito che un corpo che vive di piacere, cioè che vive dilatando se stesso, che vive di tensioni, di espansioni nella vita, un corpo pieno di interessi, pieno di capacità di vedere il mondo, pieno di desiderio di affrontare il mondo, è un corpo in cui i virus e i batteri hanno meno attività distruttive. Addirittura viene fuori un articolo, ce l'ho qui ma devo sfogliare troppe pagine per trovarlo, in cui si dice che fare l'amore guarisce il raffreddore. Cioè praticamente fare l'amore che cos'è? Fare l'amore, avere degli orgasmi, significa mettere in moto violentemente la propria energia, le proprie compulsioni fisiologiche. Significa coinvolgere tutte le nostre emozioni. Ebbene, quell'atto è talmente potente da bloccare lo sviluppo, dei virus, lo sviluppo virale, specialmente del raffreddore. E questo è stato dimostrato sperimentalmente. Praticamente, dentro il nostro corpo esistono tutta una serie di forze che vanno in due direzioni, o nella direzione dell'espansione o nella direzione del rattrappimento. Bene. Se noi andiamo nella direzione dell'espansione, cioè del piacere, dello sviluppo, della conoscenza, della ricerca, degli interessi che possiamo avere, mettiamo in moto dentro di noi tutte quelle energie che tentano anche di ristrutturare il nostro corpo, la nostra fisiologia in funzione degli interessi che noi gli abbiamo manifestato. Se noi invece non abbiamo più interessi e cominciamo a negare questo o quello, a negarci questo o quello perché delle condizioni morali ci vietano di fare questo, ci vietano di fare quello, abbiamo paura di fare questo, abbiamo paura di fare l'altro, e l'altro non si fa perché Dio dice, l'altra cosa o cosa succederà se la faccio, succede che la nostra energia tende a rallentare, tende a fermarsi dentro di noi. E da qui esistono tutta una serie di malattie che vanno sotto il nome di malattie psicosomatiche, dove in realtà queste malattie, che sono malattie di rattrappimento, di chiusura delle nostre tensioni verso l'esterno, si trasferiscono anche sul nostro corpo fisico e allora cominciano a venire fuori un po' tutte le nostre magagne, che sono delle malattie, vengono trattate spesso come delle malattie a sé, ma sono la manifestazione sulla nostra fisicità di disturbi che sono disturbi psicosomatici, cioè sono disturbi di ordine morale, di ordine emozionale, di incapacità nostra soggettiva di affrontare il mondo in cui viviamo. E il vero problema è che quando vai dal medico con una malattia psicosomatica che magari ti viene fuori pustole sulla pelle, il medico ti dà la pomata, cioè ti dice mettiti questa pomata. Mentre invece di darti la pomata potrebbe darti, non so, una scatola di preservativi e dirti, beh, vedi un po' di fare un po' di più all'amore, insomma, ecco, e questo probabilmente eliminerebbe la malattia psicosomatica. Però le remore morali che esistono nelle relazioni fra le persone, e dico, no, usa la pomata, ti passerà. E purtroppo avvengono tutta una serie di danni sociali. Cioè, l'ascolto delle correnti vegetative è il trasferimento della nostra attenzione da fuori di noi a dentro di noi, perché dentro di noi c'è un universo che si muove, che siamo sempre noi stessi, ma siamo un noi stessi fatto di un universo che rappresenta noi stessi. E se noi non impariamo ad ascoltare questo universo che c'è dentro di noi, ma ci rendiamo ciechi e sordi mediante la regola morale, e questo universo, sì, oggi ci parla, domani ci parla, dopodomani ci fa venire fuori la malattia psicosomatica, per dire, oh, ma te me vuole ascoltare? E dopo comincia a morire un po' alla volta.
ed è come un albero che si sta rinsecchendo ed è questo che ci succede. Andiamo avanti. Stiamo parlando della messa in movimento espansivo di quanto fisiologicamente tende a fermarsi per il non uso o il non coinvolgimento nella nostra quotidianità. Attenzione ancora, date le specifiche condizioni del singolo individuo, il suo specifico patrimonio genetico e le sue strategie di adattamento nell'oggettività che ha incontrato al momento della nascita, l'ascolto delle correnti vegetative migliora e perfeziona, finalizzandola, la sua fisiologia in funzione del suo specifico vivere per sfida. In pratica, cosa succede? Succede che quando cominciamo ad ascoltare le correnti vegetative, le correnti vegetative vengono messe in moto, cioè viene messo in moto dentro di noi quelli che sono la nostra fisiologia. Però non è una miracolistica, cioè non è che succede dentro di noi un miracolo. Noi cominciamo a rendere vivo ciò che prima non ascoltavamo e che stava cominciando a diventare silenzioso. Ma le risposte che da dentro di noi vengono alla nostra coscienza, cioè vengono alla nostra ragione, non sono delle risposte a caso, cioè sono delle risposte all'interno della nostra quotidianità, cioè all'interno del nostro vivere per sfida nella nostra quotidianità. Cosa succede? Succede che il mio cuore, il mio stomaco, i miei sensi, i miei bisogni, le mie tensioni rispondono e sollecitano aspetti di me stesso a seconda di come il me stesso, cioè quella roba che di me stesso sarei io, va ad affrontare la sua quotidianità, le sue sfide, le sue azioni nella vita quotidiana. In pratica, se io ho dei problemi sul posto di lavoro, ciò che sono le mie tensioni, ciò che è il mio intuito, ciò che è il mio cuore, ciò che è il mio stomaco, ciò che è la mia parte profonda del cervello, in pratica si mette in moto rispetto a quelle che sono le mie problematiche. E attenzione, non si mette in moto rispetto alle mie problematiche che la ragione mi può descrivere. Cioè, non si mette in moto rispetto al collega di lavoro idiota che mi ha portato via la badila o si è incazzato perché ho usato un badile per tirar via delle robe che pensava che il badile dovesse essere suo. Ma si mette in moto rispetto a tutta una struttura emozionale che viene rappresentata dalla descrizione. Per cui non abbiamo delle risposte dentro di noi rispetto a quello che noi pensiamo e che noi vorremmo, ma abbiamo delle risposte dentro di noi, delle risposte emotive rispetto alle tensioni emotive che viviamo rispetto all'altro. Per esempio, è inutile che litigate con la moglie perché, non so, la minestra era fredda. In realtà della minestra fredda non ve ne fregava niente, c'è qualcos'altro che vi rode dentro con la moglie, avete usato la scusa della minestra fredda per litigarci. E allora quello che c'è dentro di noi non risponde alle motivazioni della ragione, cioè a ciò che noi descriviamo, ma risponde a quelle che sono le relazioni emozionali fra noi e il mondo che ci circonda. Perché ricordatevi che la parola nella specie umana è l'ultima cosa che è arrivata, cioè è l'ultima aggiunta che noi abbiamo fatto all'interno del nostro patrimonio genetico e della nostra capacità di relazionarci col mondo. Per cui la parola è l'ultima cosa che è arrivata. Dopo ho pensato di essere la padrona della persona, no? Cioè di dominare la persona, però la parola è l'ultima cosa che è arrivata. Prima che arrivasse la parola, c'era una serie di comunicazioni che noi avevamo col mondo che erano comunicazioni di ordine emozionale. Per esempio, adesso si studia molto in psicologia quella che è la comunicazione della postura del corpo.
cioè la postura del corpo rispetto alle parole che vengono pronunciate. C'è una postura del corpo che rivela la bugia, che rivela il lato positivo, che rivela l'interesse, che rivela la partecipazione, che rivela l'astio. Naturalmente queste posture del corpo possono essere studiate e si può anche ingannare con le posture del corpo, però sta di fatto che esistono tutta una serie di sistemi di comunicazione, per esempio anche con l'odorato, con gli odori che noi emettiamo, che ormai con la parola li abbiamo dimenticati, però sono tutte forze che sono dentro di noi e che noi possiamo scatenare. È che quando noi le scateniamo, per esempio la comunicazione con gli odori, se noi sappiamo usarla, ricordate che nelle persone che vi stanno avanti, quel tipo di comunicazione non agisce sulla loro ragione, ma agisce sul loro apparato profondo. Cioè sul loro apparato subliminale, come si usa questa parola, in pratica loro hanno delle reazioni emotive rispetto a degli odori che voi siete in grado di emettere. Ma voi emettete quegli odori perché avete scelto una situazione emozionale da trasmettere. Per cui esistono le situazioni emozionali che vengono trasmesse mediante gli odori o anche mediante gli occhi, visto che la nostra specie usa molto gli occhi. Se noi abbiamo una capacità di guardare e una capacità di mimica facciale che è vastissima, cioè noi possiamo tranquillamente specchiare le nostre emozioni che abbiamo col mondo. Anche coi suoni possiamo fare la stessa cosa, beh, coi suoni ormai se ne è impadronita la parola, ma anche dai suoni del mondo noi possiamo riuscire a capire le emozioni o sentire le emozioni, e anche dal tatto noi sentiamo le emozioni delle persone, anche dal gusto, volendo, anche dal gusto. L'autoguarigione, cioè la capacità degli individui di guarire, è una specie di mito che corre. Perché questo? Perché l'autoguarigione viene spesso fatta spacciare per la miracolistica. L'autoguarigione è la capacità dell'individuo di risistemare ciò che era fuori posto, ciò che non funzionava, oppure combattere un attacco virale, oppure un attacco batterico. In realtà molti dei medicinali che noi usiamo non hanno efficacia sulla malattia in se stessa, ma hanno efficacia sui sintomi delle malattie. In realtà, prendiamo il banale raffreddore, no? È un attacco virale. Noi prendiamo delle medicine, ma non per combattere il raffreddore, ma per combattere i sintomi, cioè per combattere gli effetti che ha il raffreddore. Ciò che combatte il virus, invece, sono la nostra costruzione di anticorpi, cioè noi costruiamo gli anticorpi e con quegli anticorpi combattiamo il virus. Per cui il discorso dell'autoguarigione è in realtà dentro di noi ed è vastissimo, dal fatto di combattere il virus mediante quegli anticorpi alla capacità, per esempio, del cervello di ricostruirsi dopo dei traumi o dopo delle infezioni o dopo degli attacchi virali, lo stesso. Cioè, in pratica, le persone stesse che escono dal coma sono processi di autoguarigione. Chiaramente hanno dei tempi lunghi, hanno i tempi che ciò necessita, però è la capacità che hanno gli esseri della natura di riparare se stessi o di affrontare quelle contraddizioni che possono avvenire nel loro ambiente. Chiaramente questo concetto di autoguarigione, spesso cosa succede? Che viene preso un po' da tutte le religioni, no? Come una questione magica, cioè è arrivato il Dio, tu eri in malattia e adesso hai la salute. In realtà non è che arriva il Dio da fuori di noi che dalla malattia ci fa passare alla salute, ma esistono le nostre forze dentro di noi che si attivano in una direzione o si attivano in un'altra. Per esempio, la persona che è depressa ha dei tempi di guarigione rispetto a delle malattie virali o batteriche estremamente più lunghi di una persona che invece non è depressa, che è attiva, che è felice.
Non è che la persona felice non si prende il raffreddore, però i suoi tempi di guarigione, il suo modo di affrontare il raffreddore è infinitamente migliore che non una persona psicologicamente depressa. Per cui queste forze che noi abbiamo dentro di noi sono forze preziose e sono forze che noi dobbiamo attivare. Soltanto che queste forze poi se ne appropria chi ti vende il miracolo e chi ti vende il miracolo, cosa succede? Succede che te le vende come una manifestazione del Dio, cioè una manifestazione del Dio padrone. In realtà non è così. Sono forze che noi abbiamo dentro di noi. Solamente in certe condizioni psichiche, in certi modi di vita, queste forze vengono attivate e vengono velocizzate. In altre situazioni o in altri modi di vita, queste forze vengono represse e vengono uccise. Tant'è che le persone vanno anche volontariamente alla morte, uccidendo giorno per giorno una parte di se stesse. Ed esistono invece delle persone che fanno delle vere e proprie resurrezioni, cioè nel senso che stavano proprio per morire finché non hanno trovato un'occasione, una possibilità, un qualcosa che stimolava la loro vita e da là sono rinate, sono risorte. Quindi questo è l'autoguarigione. E la forza dell'autoguarigione che hanno le persone. Torno a ripetere, dopo qualcuno se ne appropria e diventa un colpo di bacchetta magica. Però è una stupidaggine, ma una grande stupidaggine. Andrebbero veramente accusati di truffa queste persone. Però provate a mettervi in galera un padre Pio, una macellaia dell'India come la Teresa di Calcutta, eppure ti spacciano queste cose e te le spacciano come una cosa miracolosa. Dopo st'altro fai il pellegrinaggio al santuario di padre Pio e torna a casa, ammazza la famiglia. E quello però non viene chiamato miracolo, eh? Andiamo avanti. Quando si cessano comportamenti autodistruttivi o autolesionisti, come quelli di ignorare i segnali che le varie parti del corpo mandano alla ragione, il processo di autoguarigione si mette in moto. È come se l'intero organismo si dilatasse e una sensazione di forza e di potenza si impossessasse del nostro fisico. Tanto per fare un esempio, quando si cessa di fumare, sia la percezione degli odori che la percezione del gusto rispetto ai cibi si dilata ed è una sensazione di potere che percorre l'individuo che attraverso il gusto e gli odori, non più prigionieri del fumo, aumenta la quantità di fenomeni percepiti. La sensazione di forza che si impossessa del corpo fisico è ciò che ha portato il successo, sia pur relativo, ai gruppi che praticano New Age, yoga, Reiki, meditazione trascendentale e simili. Dopo aver praticato yoga, meditazione trascendentale, eccetera, la questione è, vabbè, lasciamo perdere questo che dopo andiamo avanti, il discorso è questo, quando si passa da una situazione di preghiera, no? Una situazione di sottomissione. Finalmente ci si mette a fare yoga e ci si mette ad ascoltare noi stessi, oppure meditazione trascendentale e si comincia ad ascoltare in realtà dentro di noi, cioè il mondo attorno a noi. Quando si comincia a fare Reiki e si comincia a capire che esistono delle energie che ci scorrono, in quel momento si è cambiato quello che è l'angolo con cui noi guardiamo la vita. Cambiando l'angolo con cui, la prospettiva con cui noi guardiamo alla vita, c'è una sensazione di forza e di potere che nasce dentro di noi, che sorge dentro di noi. Che potrebbe essere yoga, Reiki, qualunque altra cosa, o ascoltare le correnti vegetative, questa sensazione è forte, è viva, è quasi direi sostanza. Palpabile. Qual è il problema quando si fa Reiki, yoga, meditazione trascendentale e altre cose, New Age? È che dopo un po' di tempo che lo si fa, ci si accorge che si arriva a un livello di staticità. Perché? Perché ogni volta che noi ci appropriamo di uno strumento, di un modo per guardare il mondo e la vita,
quello strumento va usato, cioè non è la nostra soluzione, ma è uno strumento con cui noi andiamo a guardare la vita. Lo strumento non è il fine della nostra azione, il fine della nostra azione è vivere, è affrontare la quotidianità con passione, con conoscenza, con impegno, con dedizione. Sviluppando le nostre tensioni, le nostre passioni, i nostri desideri, le nostre emozioni che vengono riversate nella vita quotidiana, attraverso il nostro vivere per sfida, attraverso i nostri problemi, attraverso le tematiche che andiamo a sviluppare attraverso le nostre passioni. Allora, quegli strumenti come Reiki, yoga o come ascoltare le correnti vegetative sono degli strumenti per fare questo, cioè per affrontare la vita con passione. Quando si fa yoga, meditazione trascendentale, invece, cosa succede? Succede che lo strumento diventa il fine della nostra vita, cioè noi viviamo per quello strumento. E allora succede che quello strumento, sì, ci libera cambiandoci la prospettiva, però una volta che abbiamo cambiato la prospettiva, nella misura in cui noi non viviamo per sfida, non viviamo con passione e con impegno, lo strumento in realtà si appropria di noi e diventa il fine della nostra esistenza. E là c'è un appiattimento. Infatti, dopo aver praticato yoga, meditazione trascendentale, eccetera, la questione è: e ora? Che fare? Mi sono concentrato su me stesso e dopo? Imparare a vivere per sfida, che si contrappone al vivere per sottomissione e che diventa una reazione al vivere per accettazione. In pratica, bisogna imparare l'essenza della vita, che è vivere per sfida, che si oppone a quello che è l'indicazione del monoteismo o l'indicazione del buddismo, che è quella di vivere per sottomissione o di vivere per accettazione. È questo che non hanno compreso, che hanno voluto cancellare, più che non hanno compreso, le grandi religioni monoteiste. Religioni, per modo di dire, sono degli strumenti di coercizione umana. Cioè distruggere nell'uomo la capacità di vivere per sfida. Naturalmente negargli anche gli strumenti per farlo, o distruggere gli strumenti per farlo. E come faccio? O si cerca un piccolo tiranno, qualcuno da combattere, qualcuno che valga la pena di combattere, anche per fare un regalo alla società. O ci si affianca a una sfida che qualcuno sta già portando. E questo sono affari vostri, cioè nessuno vi può dare indicazioni su come fare, cosa fare, quando farlo e come farlo. Perché sono tutte scelte personali e soggettive, in quanto devono obbedire necessariamente alle nostre predilezioni, sempre. Parliamo un po' delle tare psicosomatiche. Il secondo punto da rilevare nella pratica dell'ascolto delle correnti vegetative è la rimozione dei blocchi emozionali da tare psicosomatiche. Che cos'è la psicosomatizzazione vista dal punto di vista della stregoneria? È la consapevolezza che il corpo fisico esprime la conflittualità nelle relazioni fra noi e il mondo. La conflittualità viene trasferita come adattamento soggettivo alle variabili oggettive sia nella sfera fisica che nella sfera psichica della persona, attraverso la modificazione specifica dello stesso meccanismo della crescita proprio degli individui. Le tare da psicosomatizzazione altro non sarebbero che modificazioni fisico-psichico-emozionali soggettivate dall'individuo come adattamento soggettivo a situazioni conflittuali vissuto in relazione ad un modello ideale di individuo e in cui quella modificazione non è avvenuta non avendo subito la situazione conflittuale o avendo messo in essere un diverso percorso di adattamento. Alcune tare bloccano l'individuo nella relazione col mondo, alcune tare bloccano parte dell'individuo nella relazione col mondo,
Alcune tare sono assolutamente marginali nell'interferire nell'attività dell'individuo, nelle relazioni col mondo. Alcune tare costituiscono delle specificità e delle peculiarità del singolo individuo nelle relazioni col mondo. E questo discorso lo trovate anche in Galimberti, Psichiatria e Fenomenologia, in cui Galimberti tratta questo discorso che è della psichiatria, cioè praticamente il malato, cioè la persona che ha dei problemi, è una persona che non ha quel problema di malattia, ma dei problemi di relazione col mondo. Cioè le sue relazioni col mondo sono date da quel problema psichico che ha, o meglio, le sue relazioni col mondo hanno costruito quel problema psichico e con quel problema psichico affronta il mondo. In pratica, se uno ha paura, se uno è malato d'ansia, è perché ha dei problemi di relazione col mondo. La malattia, l'ansia, è in realtà quella che lo salvaguarda dalle relazioni col mondo. In pratica, le sue menomazioni nelle relazioni col mondo sono ciò che genera la sua malattia. E questo è un po' dappertutto. Praticamente, secondo questa teoria, la malattia psichiatrica non sarebbe più una malattia, perché non sarebbe più una degenerazione rispetto a un modello prefissato, ma sarebbe la caratteristica dell'individuo, le sue peculiarità di relazione col mondo. A mano che l'individuo sviluppa, alimenta, fa crescere, dilata le sue capacità di relazione col mondo, la sua malattia regredisce. Per cui non va affrontato l'individuo dal punto di vista della malattia, che malattia non è, ma va affrontato l'individuo dal punto di vista delle relazioni che ha col mondo. Praticamente va fornito all'individuo gli strumenti corretti con cui affrontare la vita quotidiana e il mondo che gli sta attorno. Naturalmente questo non è facile perché è un discorso estremamente complesso, perché è sempre più facile dare la pastiglia per dormire o dare il sedativo o dare altre cose, e spesso non è possibile fare altrimenti. Non è possibile fare altrimenti, perché abbiamo questa società che ha queste esigenze e là dobbiamo rispondere. Però, se abbiamo un po' di intelligenza, possiamo fare mezzo di uno e mezzo dell'altro e cercare di spingere in tutte e due le parti. Però, torno a ripetere, si tratta chiaramente di una teoria. Io la lascio a voi valutare. Io so cosa dice la stregoneria e quello che ho appena detto, fa parte della stregoneria. La nostra azione nell'ascolto delle correnti vegetative rimuove il blocco prodotto dalla conflittualità dalla nostra struttura psichico-fisica emozionale, nella parte in cui questa è di ostacolo nella relazione col mondo in cui viviamo. Facciamo un esempio banale. Ammettiamo di aver somatizzato conflittualità con la propria madre al punto tale da aver soggettivato un complesso di dipendenza o inferiorità. Il conflitto somatizzato rappresenta un ostacolo nello sviluppo e nell'attività dell'individuo. Ebbene, ascoltare delle correnti vegetative rimuove il blocco energetico costruito dalla conflittualità. Non rimuove il ricordo della conflittualità. Rimuovere il blocco energetico facendo scorrere le correnti vegetative ci permette di somatizzare un nuovo atteggiamento nei confronti della vita attraverso il nostro vivere per sfida. Si potrebbe dire che il vivere per sfida è sufficiente per rimuovere il blocco. Sì, ma senza l'ascolto delle correnti vegetative, la rimozione e la nuova somatizzazione diventa più violenta e drammatica. I psicoanalisti ci vivono su questi drammi. L'ascolto delle correnti vegetative scioglie il blocco e il vivere per sfida rimodella l'individuo. In stregoneria si può somatizzare e risomatizzare l'intera struttura psichico-emozionale e in parte la struttura fisica. Per struttura fisica, ricordo, non si intende far ricrescere un braccio o una gamba, ma data una possibilità funzionale e fisica, il corpo tende a riparare o ad ovviare ad danni o menomazioni subite.
La concentrazione sulle correnti vegetative rimuove gli ostacoli e i blocchi imposti e costringe il fluire dell'energia, concentrazione dell'attenzione dentro noi stessi, per ottenere delle modificazioni soggettive funzionali agli intenti soggettivamente espressi, cioè intenti funzionali agli obiettivi e alle intenzioni che si intendono raggiungere. E qui mi fermo per la prossima volta. Continuiamo giovedì prossimo che sono in radio. L'ascolto delle correnti vegetative. Oggi ne abbiamo 24. Perfetto. E mi sono appuntato dove siamo arrivati. Per cui questo discorso, ricordate, di rivitalizzare le forze dentro di noi fa parte di una condizione importante per quanto riguarda i percorsi di stregoneria. Non è una miracolista, non è che si cambia, si diventa migliori di quello che è, di quello che si è, ma si è sempre quello che si è. Se ci sono delle fragilità, restano sempre le fragilità, però diventano più forti, diventano più adeguate ad affrontare la realtà della vita quotidiana. Vi ricordo che il discorso sulle correnti vegetative fa parte di tre tecniche che spesso vengono inserite in una tecnica sola, che è la meditazione, la contemplazione e ascoltare le correnti vegetative. Con la meditazione noi abbiamo messo ordine nel nostro parlato, nella nostra ragione. Con la contemplazione abbiamo spostato la nostra attenzione fuori di noi, cioè sugli oggetti del mondo, e abbiamo incontrato gli dèi, cioè abbiamo incontrato parte degli oggetti del mondo che la nostra ragione non considerava. Con le correnti vegetative facciamo un'altra operazione diversa. E cioè, in pratica, spostiamo la nostra attenzione dentro di noi e ci mettiamo ad ascoltare ciò che la nostra ragione ignorava. Bene, allora, prima di dare il via a eventuali telefonate, vediamo un attimo se ci riesco. C'è un piccolo articolo sul giornale La Repubblica, che vi volevo leggere proprio perché è abbastanza piccolo ed è il caso. Vorrei farvi riflettere un attimino su questo articolo, specialmente per tutte le madri, i padri che hanno bambini piccolissimi o appena nati. La ricerca di scienziati italiani. Il neonato imposta relazioni con lo sguardo. Ripeto, il neonato imposta relazioni con lo sguardo. I bebè parlano con gli occhi. Roma, i bambini parlano con gli occhi. Da subito, da neonati, lo sguardo dice e comprende tutto, perché attraverso ci passa e si imprime a caldo il mondo. Con gli occhi i bebè costruiscono relazioni. Lo dice una scoperta di scienziati italiani pubblicata sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. Il neonato ha possibilità di interazione e comunicazione di sguardi sin dalla nascita ed è pronto da subito ad accogliere tutti gli stimoli che gli vengono trasmessi. Cioè il neonato è pronto fin da subito ad accogliere tutti i fenomeni che gli giungono dal mondo. Lo studio viene da un lavoro di team diretto dalla psicologa Teresa Farroni dell'Università di Padova, insieme a Dino Faraguna, direttore del reparto pediatria dell'ospedale di Monfalcone a Gorizia e al Birkbeck College dell'Università di Londra. Incrociare lo sguardo con gli altri è la forma più potente di comunicazione, spiega la Farroni, aggiungendo che i bambini già a 3 mesi sorridono meno quando un adulto sposta da loro lo sguardo. Durante l'allattamento, mamma e bambino si guardano intensamente perché comunicano.
Gli esperti hanno spiato lo sguardo di 105 neonati di 2-3 giorni di vita con una videocamera mentre i piccoli guardavano immagini al computer del volto di una donna, foto vere e stilizzate, con illuminazioni varie, in modo che in alcune il volto avesse le pupille visibili e in altre no. I risultati, anche nei primissimi giorni di vita, i neonati si orientano a guardare di più il volto che si rivolge loro. La capacità così precoce di fissare lo sguardo, dice Faraguna, rappresenta un presupposto fondamentale per il successivo sviluppo della capacità degli individui di comunicare tra loro. Una ricerca che dimostra anche che si nasce già con un cervello sociale, cioè pronto ad accogliere stimoli, interazioni ed esperienze che sono formative e lasciano un segno profondo da subito. Ecco, questo è l'effetto della ricerca. E in realtà, noi da questo capiamo come avviene la manipolazione mentale ad opera dei cattolici sui bambini e come i cattolici hanno sempre usato la famiglia per distruggere il futuro dei bambini. Ma sapendo questo, possiamo anche mettere in atto delle azioni per forgiare i nostri figli, per dare ai nostri figli delle informazioni già fin dal primo giorno di vita attraverso i nostri sguardi. E i nostri sguardi devono essere sempre pieni di passione, pieni di intenti, pieni di piacere della vita e del mondo, pieni dei nostri interessi. Ed è questo che il bambino riceve da uno sguardo morto di chi gli insegna a pregare. Può soltanto ricevere odio e distruzione di se stesso. Per cui abbiamo capito un altro aspetto dal quale passa la manipolazione mentale dei cattolici sui bambini. Bene, io penso che per oggi di cose qualcuna ve ne ho dette. Prendo i telefoni 049 700 700 e 049 700 838. Pronto? Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Attento. Dimmi. Ti che parla non autoguarigione, mi sembra, no? Sì, è una forma di autoguarigione. Sì, c'è un libro di Ammer, non so se conosci. Ammer, l'ho sentito ancora. Ammer, sì. La medicina è sottosopra, e se Ammer avesse ragione, punto di domanda, di Giorgio Mambretti e Jean Serafin. Comunque, avevo finito leggere e parla appunto di tutt'altra visione della medicina ufficiale, della guarigione e della cura, diciamo, no? Aspetta, cioè, dopo mi sono profano, naturalmente, è facile da leggere e alcuni punti ho sentito che si avvicina, insomma, alle stesse la natura deduzioni. umana, sia sì, l'uomo con la sua psiche, con la sua soma, diciamo, il suo fisico, si avvicina appunto alla guarigione, insomma, Certo. senza Sì. tanti giri, diciamo. Ma comunque esistono parecchie di queste scoperte. Io adesso ho la rassegna stampa da un'altra parte di questi argomenti, no? Che devo anche mettere a posto. Però sono decine e decine di scoperte che sono state fatte proprio anche della capacità di riprogrammazione dell'intera struttura fisica. Esatto, che il cervello, cioè dà ordine il cervello al corpo, ma Sì, proprio ma anche viceversa, no? Cioè, esiste un percorso di segnali che va dal corpo al cervello e dal cervello al corpo, che è esatto. estremamente dinamico e dialettico. Sì. Ed è una cosa veramente spaventosa. In realtà, questo credo che sia l'aspetto più grosso nei confronti di chi parla del creazionismo, capito? Esatto, perché diciamo che viene travisato al 100% questo fenomeno qua, no, della malattia. Infatti. La malattia viene naturalmente bloccata, estirpata nell'effetto più che nella causa, come che se prendeva una malattia a caso, una malattia classica, il tumore viene estirpato, viene operato, viene bombardata la radiazione, e Certo. qua naturalmente parla appunto, adesso naturalmente da
I tumori hanno delle altre cause, no? E più che si sente fuori duramente, un cavoletto e se fatti da leggere. Sì, no, ma purtroppo il problema è un altro, cioè per affrontare anche certi aspetti di malattie da un punto di vista diverso, occorre anche una società che li affronti in modo diverso, capisci? Esatto, noi siamo la società dell'aspirina e dell'antibiotico, siamo la, siamo la società del Voltaren. Lunga incarnata l'antibiotico. Sì, no, ma non è, a parte questo, lunga incarnata dell'antibiotico, che si può anche discuterne, ma il problema è che noi abbiamo l'idea della medicina, è che l'idea dell'aspirina, cioè nel senso che ho mal di testa, prendo l'aspirina, mi passa il mal di testa. Non è, comunque, guarda che anche i medici ormai hanno cambiato moltissimo di questo aspetto, capite? Cioè non, però l'idea, anche la stessa idea del miracolo, qual è? Ho mal di testa, prendo la bacchetta magica, mi passa il mal di testa, questo è un miracolo, capito? Cioè, ed è la stessa identica cosa. Sì, è la, come se il nostro cervello fosse fatto su un modello e l'aspirina ripristina quel modello. Cioè, c'è una rottura nel modello e l'aspirina ripristina. Come che ogni diciamo, organismo sia staccato. Esatto. Delle esatto. Cioè, come se in quell'organismo non ci fossimo noi stessi e noi stessi non rappresentiamo che quell'organismo, esatto. Capisci? Che c'è la visione del corpo anche che tira fuori anche Galimberti, che in effetti sto usando, insomma, capisci? Galimberti l'ho scoperto ultimamente qua. Va bene, dai. Per causa tua. Sì, sono io il colpevole. Per fortuna. Sono io il colpevole. Poi ho trovato un libricino di Erich Neumann, che non sapevo che esisteva, Marsilio, l'uomo creativo e la trasformazione. No, la conosco. Mi stai chiedendo un po' troppo, sai. Sì. Non sapevo neanche io che esisteva. Guardate, c'è cioè, spulcio, no? Certo. Negli indici certo. Trovi sempre qualcosa di nuovo. Va bene, dai, vado. Va bene. Devo chiudere qui e ci sentiamo giovedì prossimo. D'accordo. Ciao, auguri. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Ivano. Bene, io chiudo qui la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo e vi ricordo che quello che noi abbiamo, quando dico che i bambini parlano con gli occhi, è che anche gli animali parlano con gli occhi e tutta la nostra comunicazione passa attraverso gli occhi. Occhi, sto parlando di mammiferi in questo momento, però ricordatevi sempre che la comunicazione passa per un numero infinito di cose che abbiamo noi stessi. Bon. Vi saluto e vi do appuntamento per giovedì prossimo. Saluto anche Stefano che è qui dietro di me e che adesso gli lascio il microfono. Ciao a tutti, non metto su neanche la sigla, mando immediatamente la pubblicità. Ciao.